Dopo questi fatti, Giuseppe di Arimatea, che era il discepolo di Gesù, ma di nascosto, per timore dei giudei chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Pilato lo concesse, allora egli andò e prese il corpo di Cristo. Questo è il racconto del Vangelo che descrive il quadro di Michelangelo Merisi da Caravaggio, noto come la Deposizione, ed esposto alla Pinacoteca Vaticana dei Musei Vaticani a Roma. L'immensa opera è posta in una posizione tale che chi la guarda è costretto ad alzare lo sguardo verso l'alto per vedere il quadro interamente. È ormai nota la fama di Caravaggio, la sua storia e la sua genialità pittorica, e in questo quadro voglio svelarvi alcuni dettagli. Il primo è il Cristo morto. Notate la posizione, la dolcezza nel suo volto, la posizione della mano destra. Non è un Cristo stravolto dalla pena atroce della crocifissione. Un Cristo che assomiglia ad un altro ben noto. Stiamo parlando del Cristo della Pietà di Michelangelo Buonarroti. Sì, Caravaggio si è spesso affidato al Buonarroti e sembra proprio lui che guarda lo spettatore nelle vesti di Giuseppe d'Arimatea. In ultimo, lo schema dei personaggi sembra far descrivere diversi atteggiamenti di fronte ad un ostacolo come la morte. C'è chi si dispera, c'è chi prega in silenzio e c'è chi agisce. Forse il quadro, oltre a descrivere l'episodio del Vangelo, vuole trasmettere anche questo. Di fronte alla difficoltà, come noi ci comportiamo? Ci disperiamo? Rimaniamo in silenzio? O agiamo? Lascio a voi la risposta a questa domanda, ammirando lo splendido quadro di Caravaggio. E a tal proposito, il quadro vi aspetta al suo museo. Andateci, perché guardarlo dal vivo è tutta un'altra storia.